Quali sono i lavori più pagati in Italia? È necessario nel 2023 possedere una laurea per avere un salario top? Rispondiamo insieme a queste domande. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. I numeri di questo video provengono da un articolo di Wall Street Italia che ricalca i dati dell'Istat che sono usciti qualche mese fa. Vedremo insieme le prime 5 posizioni dei lavori più retribuiti in Italia, che troviamo al quinto posto, il web marketing manager, ha una RAL, reddito annuo lordo, che si aggira attorno ai 57.000 euro. Ci tengo a precisare che questa è una media, ossia è una media tra coloro i quali sono figure più junior, che in questo settore non oltrepassano mai i 30.000 euro lordi all'anno, e coloro i quali hanno molta più esperienza, che possono arrivare a percepire anche 70-80.000 euro lordi all'anno. Quindi la media, secondo l'Istat, è pari a 57.000 euro lordi. Ok, ma che cosa fa il web marketing manager? Essenzialmente è colui che si occupa di gestire le strategie di marketing digitale di un determinato brand e si occupa di, appunto, far conoscere quel brand, i suoi prodotti e i servizi nel mondo digitale. Cerca di portare nuovi contatti all'azienda, cerca di portare nuovi potenziali clienti. È una figura che è sempre più importante nel mondo, appunto, aziendale, ed è una figura che sta prendendo sempre più piede anche nel mondo del lavoro. Che troviamo al quarto posto della nostra classifica, il farmacista, o meglio, il proprietario di una farmacia. C'è una grossa distinzione tra i due lavori. Il farmacista è colui che, appunto, lavora in farmacia. Un nuovo assunto ha una RAL che non supera mai i 25-27 mila euro lordi all'anno, mentre il proprietario di una farmacia mediamente ha una RAL attorno ai 60 mila euro all'anno. Chi troviamo al terzo posto, l'ultimo gradino del podio, è colui che non sta troppo tempo a terra. Lo avete già capito, il pilota d'aerei. Il pilota d'aerei ha una RAL di 74 mila euro. Anche qua mi preme dire, ed è doveroso dire, che è una media. I piloti alle prime armi hanno una RAL un po' più bassa, mentre quelli che hanno una esperienza conclamata nel settore, una seniority, come si dice, diciamo, in maniera più professionale, che supera i 10-12 anni di esperienza, hanno una RAL che si aggira attorno ai 120.000 euro all'anno. Chi troviamo in seconda posizione? Il medico specialista. La sua RAL si aggira attorno ai 70.000 euro all'anno. Anche qua, i medici che sono più vicini alla pensione mediamente hanno una RAL che si aggira attorno ai 100, 120, 130 mila euro all'anno, mentre coloro i quali sono alle prime armi, devono farsi clienti, hanno una RAL leggermente più bassa, ma la media, appunto, ai fini dei nostri calcoli, è 70 mila euro all'anno. Al primo posto troviamo, no, non posso dirvelo prima, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, non vi costa nulla, ma per me è fondamentale per far crescere la nostra piccola community, forza con quel dito. A parte gli scherzi, al primo posto troviamo il notaio. Ha una RAL di 265.000 euro all'anno, una cifra decisamente superiore rispetto agli altri lavori che vi ho citato sinora. È doveroso dire che anche questa è una media, dipende dall'esperienza del notaio, ma è una cifra veramente elevata, la più elevata secondo, appunto, i dati Istat. Rispondiamo ora alla seconda domanda alla luce di tutto ciò. È fondamentale nel 2023 avere una laurea? 4 su 5 dei lavori che vi ho citato necessitano un corso di studio. Penso su tutti al farmacista, al notaio, al dottore, ma anche il pilota d'aereo non necessita formalmente una laurea, ma un corso professionalizzante molto duro che possiamo equiparare a una laurea. Quindi 4 su 5 dei lavori più pagati necessitano un corso di studio. Ma questo non significa che la laurea sia fondamentale per avere un salario top. Se noi ci basiamo solamente sul salario e siamo disposti a fare qualsiasi tipo di lavoro, appunto, una laurea è importante, ma non fondamentale, perché al quinto posto abbiamo il web marketing manager e dietro di lui tutte le figure che lavorano nel mondo digitale, che spingono forte sul mercato del lavoro ed hanno salari che sono sempre più elevati e le loro posizioni sono in forte ascesa. In futuro sicuramente ci sarà molto più bisogno di tutta questa tipologia di lavori. La nostra vita si sta spostando, appunto, nel web, e quindi abbiamo bisogno di gente che ci aiuta a costruire il nostro personal brand.
Per quanto mi riguarda, mi sento di dire che la laurea è importante, ma non fondamentale per avere un salario top. Naturalmente devo anche dire che c'è gente laureata che ha salari milionari, così come c'è gente non laureata che ha altrettanti salari milionari. Noi stiamo ragionando per larghe cifre, stiamo ragionando per medie, per grossi numeri. Mediamente la gente che è laureata ha un salario più elevato rispetto a chi non è laureato. Quindi mi sento di dire, ragazzi, se state decidendo, se siete all'ultimo anno di scuola, prendete una laurea, iscrivetevi a un corso di studio. Può esservi molto, molto utile e mediamente vi farà guadagnare di più. Lungi da me però da dirvi no, la dovete prendere per forza, no, non la dovete prendere, è una scelta personale, ma i numeri ci dicono che mediamente chi è laureato guadagna di più. Questa cosa si manterrà nel futuro, questa cosa si manterrà l'anno prossimo? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se siete d'accordo con la classifica che vi ho appena detto e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima storia. Ciao ragazzi!